Scazza sogni brutti con Glo e Zo. Proviamoci. Vediamolo corrente. Sagome di cerchi grandi e piccole, lana, matita, forbici e forbicine, un pezzo di cartoncino e colori. Cominciate a ripassare la sagoma del cerchio. Se avete bisogno di tenerlo fermo da qualcun altro. Adesso fate la sagoma del cerchio più piccolo, ma questa volta dentro il cerchio. Adesso fate dei piccoli segnetti come un orologio, se si può abbastanza lunghi. Noi ne abbiamo fatti 8. Adesso ritagliate tutto il contorno e al centro con le forbicine. Adesso ritagliate dei pezzi di lana abbastanza lunghi e metteteli sul vostro cartoncino. Potete intrecciarli come volete e se vi va formare la forma che vi piace di più. Quando per voi è abbastanza, tagliate il filo e se volete chiuderlo meglio, fateci anche un nodo, ma anche così non scappa. Ora, se vi va, potete anche fare altri colori. Adesso abbiamo tagliato di nuovo i fili di tutti i colori che abbiamo utilizzato e li abbiamo fermati con un nodo. Scegliete lo spicchio che più vi piace, passate dietro il nodo. Adesso passate i tre fili al centro del cerchio più piccolo. Prendeteli dall'altra parte. Lasciate un po' di spazio così potremo appenderlo e ripassateli di nuovo al centro. Una volta da quest'altra parte fermateli con un nodo. Ecco fatto. Se vi piace potete anche lasciare i fili sotto, magari un po' più corti. Ecco fatto. Adesso non resta che decorarlo. Adesso con i colori che preferite decorate il vostro scazza sogni brutti. Ecco fatto il nostro bello scazza sogni brutti, tutto finito.
Ecco qui tutti i nostri scazzasogni brutti finiti. Se volete potete anche non farlo con questo penzolante, ma solo così. Attaccatelo sopra il vostro letto e buoni sogni belli. Ci vediamo con Proviamoci. Ciao! Rockin' Robin, 'cause we're really gonna rock 'em tonight.